Idea Web con Martina Bordignon, schiacciatrice della LPM Bammondovì. Martina, una vittoria, un 3-0, come ci si sente dopo un'altra importante vittoria? Ma sicuramente è bellissimo aver vinto, ma soprattutto aver vinto in casa, perché era tanto tempo che non giocavamo in casa, quindi insomma c'era l'emozione e c'era anche tanta voglia di fare meglio dell'andata nonostante avessimo vinto. Poi io da ex Sassuolo sono ancora più contenta, perché insomma fa sempre piacere vincere contro le squadre in cui si è giocato. Anche per te questa sera una ottima prestazione, comunque grande spirito di squadra, soprattutto nel secondo set, sotto di tanti punti, recuperare e riuscire a vincere. Sì, guarda, in realtà nelle ultime settimane anche a Marsala e a Roma secondo me la squadra si è proprio vista al 100%, perché nonostante non ci siano sempre le titolari in campo, noi che entriamo da fuori da fredde cerchiamo sempre di impegnarci e di dare il meglio per sopperire insomma la mancanza della titolare. Io oggi ci ho messo tutto quello che potevo dare, quindi sono molto contenta di questa prestazione. Adesso per voi inizia un calendario piuttosto impegnativo, sì. Tante partite fra dicembre e gennaio, come ci si prepara e come le si vivono? Ma sì, sicuramente sarà un periodo parecchio difficile, perché dal 26 al 30 di gennaio, non dico che giochiamo tutti i mercoledì, però poco ci manca, ma sicuramente ci impegneremo molto nelle sedute pesi in modo tale da arrivare pronte al mese di gennaio, in cui ci saranno le infrasettimanali. E poi niente, soliti allenamenti, e voglio salutare tutti quelli che ci hanno seguito e fare un augurio di Natale ai miei genitori che non potrò vedere. Grazie mille. Ciao.